Ed eccoci nella mia cucina, dove cercheremo di riprodurre lo strudel uguale a quello di Sissi. Nella planetaria vado ad impastare la pasta per fare lo strudel. 250 g di farina, un uovo, di sale, 20 g di olio di girasole e 100 ml di acqua tiepida. La pasta è pronta. Ovviamente, se non avete la planetaria, potete semplicemente impastarla a mano. L'avvolgiamo nella pellicola e la facciamo riposare in frigo per almeno mezz'ora. È ora di fare il ripieno del nostro strudel. Mele! Nel filmato di Sean Broom usavano le Granny Smith, che io personalmente non amo, le trovo un po' troppo aspre. Uso la Fuji, che secondo me è molto consistente, tende all'asprigno, ma è un po' meno deciso. Nella ricetta originale dice pan grattato al burro, e allora facciamo sciogliere il burro in padella e tostiamo il pan grattato. Mentre il nostro burro si scioglie, prepariamo lo zucchero. 140 g di zucchero, 10 g di cannella. Le mele sono tutte tagliate e condite con un pochino di succo di limone. Aggiungo lo zucchero mischiato alla cannella. Aggiungiamo l'uvetta. L'uvetta è stata a bagno per 24 ore nel rum. Se non avete questo tempo, potete semplicemente mettere l'uvetta a bagno nel rum e poi metterla qualche minuto nel microonde. Eccomi qua, pronta a stendere la pasta. Devo essere onesta, c'ho un po' l'ansia, vediamo se mi riesce. Prima di tutto tiriamo sulle maniche, perché come avete visto è fino al gomito che andiamo dentro. Tolgo tutti gli anelli che non ho e l'orologio. Visto che non ho un tavolo girevole, giro io intorno alla pasta. Partiamo col primo trucco. Indira, a Sean Broom, mi ha detto che bisogna ungersi le mani con l'olio. E poi chiudere bene i pugni in modo che le unghie non facciano danno. Ma una bella pasta sfoglia di quelle comprate, no?
ovviamente io non riesco a tirarla come hanno fatto a Schönbrunn, dove lo fanno tutti i giorni, quindi mi aiuto con la tovaglietta. Ho provato e anche se c'è qualche buchino vedrete che viene bene. Mi aiuto con le mani e la stoffa fa resistenza, quindi tende a rimanere della forma voluta. Prepariamo il pennello con il burro fuso. E il nostro ripieno. L'ho messo in diagonale perché non entra nella mia teglia, l'ho fatto veramente grande. Lo spennello tutto bene con il burro. I brush it really well with butter. Spennellato benissimo col burro in forno. Io ci ho provato, provaci anche tu.